Amici di Rai Sport, un cordiale saluto da Fabrizio Piacente. Immagini da Sopramonte ai piedi del Monte Bondone, provincia di Trento. È il fine settimana dedicato al campionato italiano Sprint e Middle di Orienteering. In mia compagnia, per il commento e gli approfondimenti tecnici, c'è Pietro Illarietti. Benvenuto a Rai Sport, Pietro. Grazie e buongiorno a tutti gli amici dell'Orienteering. E allora si comincia con un significativo prologo, Pietro, la gara dei non udenti. Sì, una gara interessante e bella che abbiamo voluto valorizzare. E allora andiamo anche ad ascoltare la voce dei protagonisti. E dopo aver visto le bellezze del Muse, sentiamo anche la voce del campione italiano sprint della categoria Sordi. Io sono contento di aver finito la cabina di italiano di Sordi. Speriamo che in futuro ci saranno altri, perché è veramente bellissimo. E queste sono le splendide immagini di Trento, della sua piazza principale, ma non solo, tra poco. Elsa Veronesi, il saluto del comprensorio trentino a questi campionati italiani. Benvenuto dall'azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. I campionati italiani di Orienteering per la prima volta a Trento e sul Monte Bondone. Per noi una grande opportunità per valorizzare il territorio, ma anche perché Trento la possiamo considerare tra poco capitale dell'Orienteering. Ci saranno anche i campionati mondiali il 7 luglio. Un territorio che non è solo vacanza e sport, ma tanto altro. Sì, un territorio che è particolarmente vocato per i grandi eventi sportivi, ma anche per la cultura e l'offerta museale. Un'offerta museale di eccellenza con il Muse che ha aperto da poco meno di un anno e sta avendo un grande successo perché è un'opportunità per tutte le famiglie. Italiani e stranieri stanno visitando la città di Trento proprio per visitare il Muse. Conoscere la storia della città, tante bellezze, un centro storico medievale e rinascimentale che è bello da vivere. Un evento reso possibile grazie all'impegno instancabile di una società locale. Una società locale che merita veramente un grande riconoscimento, la SD Trento Orienteering, che è riuscita a coinvolgere la comunità, ha coinvolto le scuole, ha coinvolto veramente a 360 gradi la città di Trento e tra l'altro con grande professionalità. Dunque Pietro, tanti abbiamo visto, tanti giovani, tanti ragazzi si avvicinano a questa disciplina. Sì, una disciplina che piace molto ai giovani, una disciplina nel verde e che oggi è in grado di dare vita a questo evento con quasi 900 atleti al via, se consideriamo anche le categorie esordienti e le categorie poi riservate alle scuole. Uno splendido sole in apertura del fine settimana di Orienteering a Sopramonte. Sì, uno splendido sole, qua siamo al centro sportivo di Sopramonte, gli atleti si stanno preparando, si è creato un vero e proprio, diciamo così, villaggio che è nato nel giro di una mezz'oretta al mattino. Questa invece è la quarantena, ossia quella zona in cui gli atleti vengono isolati prima della gara, perché come sai gli atleti non conoscono il percorso fino al momento in cui poi prenderanno la carta e partiranno. Siamo a ridosso dunque della partenza della gara sprint. Ecco, questi abbiamo visto alcuni dei protagonisti, prima inquadrato Marco Seppi, questa invece Heike Torgler con sua sorella Jutta sta facendo degli esercizi di riscaldamento, Alessio Tenani, il campione italiano uscente che oggi ambisce al titolo. Un'altra super favorita qua, Michela Guizzardi, la donna più veloce dell'orienteering italiano, così possiamo dire. Stefano Raus, il giovanissimo tracciatore dei campionati italiani sprint, quali le difficoltà e le caratteristiche tecniche? Allora, i tracciati sprint di oggi vedranno, soprattutto per gli M-Elite, un percorso abbastanza lungo e complicato, con diverse scelte di percorso, un po' anche lunghe. Per gli uomini dell'M-Elite, 21 punti di controllo, per una lunghezza totale in linea d'aria di 3,1 km, mentre il percorso reale sarà di 4,2 km. Mentre per le donne avranno un percorso con 19 punti di controllo, una lunghezza in linea d'aria di 2,7 km, mentre il reale percorso che avranno da fare, che io ho calcolato quello più corto, sarà di 3,5 km. Oggi si adotta questo nuovo sistema touch free.
Esatto, abbiamo provato questo nuovo sistema occlusone qualche settimana fa, proviamo a ritestarlo anche oggi in vista dei mondiali e vedremo come funzionerà. Di sicuro si toglieranno secondi perché alle lanterne si passerà più veloci e di sicuro sarà una nuova esperienza per tutti gli atleti. E allora Pietro, una gara con qualche caratteristica davvero particolare. Beh sì, innanzitutto questa innovazione, questo sistema touch free, che una precisazione che permetto di fare: quando si parlava di lanterne ovviamente sono questi punti di controllo, esatto, obbligatori per il transito degli atleti, vanno raggiunte in ordine, preciso ordine, e quindi vince ovviamente chi copre la distanza nel minor tempo possibile. Intanto hanno preso il via alcuni dei protagonisti di oggi, in questo caso seguiremo in particolar modo la categoria Elite. Senz'altro, ricordiamo che è la prima giornata di gare, si disputa quella sprint, mentre nel giorno successivo, come vedremo più avanti, andrà in scena la gara Middle. Sì, possiamo anche dire caratteristiche tecniche totalmente differenti. Oggi gli uomini veloci, invece domani atleti magari più completi dal punto di vista tecnico e più resistenti da quello di vista fisico. Anche anche i tempi di gara cambiano: 15-20 minuti oggi, 35-40 domani, però vedremo quali saranno i tempi poi finali dei migliori. Mentre parte il campione italiano uscente Alessio Tenani. Eh sì, abbiamo visto alla partenza un po' tutti i big, o quantomeno gli atleti più attesi, quelli che godono del favore dei pronostici. Per quanto riguarda la gara uomini, a partire meglio di tutti è Giacomo Zagonel. Sì, giovanissimo, è una delle promesse, è partito molto bene, però bisogna vedere se lui saprà poi mantenere questa partenza lanciata. Occhio a uno di questi atleti che vediamo inquadrato, è dalla Val di Sole, da Croviana, Roberto Dalla Valle, mentre da Bologna Alessio Tenani. E infatti Roberto Dalla Valle nella prima parte fa segnare degli ottimi parziali. Questa invece è Lucia Curzio, una donna da tenere in considerazione perché è la campionessa uscente, quindi vediamo se lei o Michela Guizzardi, chi fra le due, diciamo, sono proprio favoritissime. Da tenere d'occhio anche Carlotta Scalet e Jessica Orler, se non sbaglio. Sì, sicuramente la corazzata di Primiero, che è la squadra che da anni è al vertice delle classifiche nazionali. La gara di oggi, partenza diciamo in una zona verde vicino ai frutteti, poi si sviluppa nella parte del centro storico del paese e poi si arriva ancora in una zona molto verde nei pressi del centro sportivo. Queste immagini, Pietro, ci confermano come l'orienteering sia una disciplina capace di far vivere appieno la natura, ma anche la bellezza artistica dei nostri centri. Sicuramente abitati. Sì, intanto qua questa è un'immagine direttamente dagli occhialini di, in questo caso è Lucia Curzio, che ringraziamo, che si è prestata. Ce la fa vivere proprio da dentro. Esatto, questo lo vedete sotto la mappa e lei è molto intenta a cercare la giusta strada, in questo caso molto semplice perché è un sentiero dritto, ma in altre occasioni invece la situazione è molto diversa, è molto più complessa, qui bisogna essere velocissimi nell'utilizzare la testa, quindi ragionare. Bene, qui intanto vediamo Schaguler. Klaus Schaguler, sì, alto atesino, è sicuramente un uomo che oggi può fare qualcosa di importante. E la campionessa uscente, di cui abbiamo già parlato, la Curzio. Manuel Degrello, anche lui uomo d'esperienza. Come uomo d'esperienza è anche Marco Seppi, ma permettimi di dire, qui la corsa di Michela Guizzardi mi sembra molto più prepotente delle altre. Decisamente qua. Però ora scopriamo i primi arrivi e quindi capiremo se questa corsa è veramente prepotente o è stata solo un'impressione. La Guizzardi era già a metà gara in testa con un ampio margine proprio sulla Lucia Curzio. Beh, effettivamente lei è una specialista qua. Invece uomo non proprio specialista, perché un uomo di resistenza, è Manuel Negrello. E qui siamo proprio alle battute conclusive della gara, sia maschile che di quella femminile. Maria Novella Sbaraglia, che ricopre anche il ruolo di consigliere federale, quindi un'atleta super impegnata, viene invece
è straniera questa ragazza, la Tecle Emilia Tecle, che però studia a Bologna e gareggia in Italia. Il numero uno uscente, Alessio Tenani. Tifatissimo, sicuramente uno da cui ci si aspetta molto oggi, perché al momento sta per tagliare il traguardo con un ottimo tempo ed è provvisoriamente primo. Ma attenzione, perché mancano ancora all'arrivo molti big. Eccola qua intanto la Guizzardi, Pietro. Molto 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 aggressiva. Eh sì, ha tenuto quel passo e quel piglio che avevamo già notato. È prima. In precedenza, sì, vince lei. Beh, manca ancora Lucia Curzio. Lo scopriremo subito. Ah, eccola, giusto. Mi sembrava fosse addirittura d'arrivo, invece eccola qui che arriva adesso. Non ce l'ha fatta per il momento. Vediamo se poi Heike Torgler, l'azzurra, Heike Torgler, reduce dai campionati europei in Portogallo, seguita da presso da Emiliano Corona, trentino trapiantato nel bolognese per questioni di cuore, appena diventato papà Emiliano Corona, e neanche lui riesce a insediarsi al primo posto. Quindi la Torkler, ecco Marco Seppi, sta andando forte, lo vediamo. Non ha ancora vinto lui un titolo italiano sprint, quindi potrebbe essere magari oggi la sua giornata. La sua giornata. E tra l'altro mi piace ricordare che oggi qui presente anche il commissario tecnico Jaroslav Kaczmarczyk. Eccolo qua. Polverizza ogni tempo fatto in precedenza. È il migliore. Grande prestazione dunque da parte di Seppi. Viene da Chiusapesio, è un piemontese dallo sguardo triste. Lui è Michele Caraglio, più uomo da resistenza, infatti vincitore di un titolo italiano sulla lunga distanza in Puglia. Ecco dunque anche in grafica il risultato finale. Adesso allora andiamo a sentire le interviste dei protagonisti. Michela Guizzardi, campionessa italiana sprint, più veloce di tutte. Beh, oggi sì, sono andata abbastanza bene. Ho fatto una gara che è stata sufficiente per vincere, però ho fatto qualche imprecisione di troppo, ma ero parecchio agitata, quindi sono contenta di aver gestito la tensione. Il tuo palmarès però dice che sei una super specialista. Beh, la sprint a livello internazionale è dove mi sento un pelo più sicura e dove ho fatto meglio. A livello italiano sono difficili tutte. Dopo la sprint di Milano vinta da Andrea Seppi, qui in Trentino Marco Seppi. Ma sì, è andata bene, ho fatto una buona gara e sono contento perché così ho preso anche questo titolo italiano sprint, che è uno di quelli che tutto sommato mancava, e sono contento di aver fatto una gara regolare, abbastanza pulita, forse non nella miglior condizione di sempre, però sono stato sempre attento dall'inizio alla fine, questo ha sicuramente pagato. Ecco, un primo successo nella sprint che immagino abbia un sapore particolare, il fatto di non essere invece ancora in piena forma ti fa ben sperare per quelli che sono gli impegni mondiali magari. Sì, naturalmente, diciamo che avevo fatto diversi piazzamenti sulle sprint, bene o male nelle gare nazionali ero riuscito a piazzarmi bene, a vincere i titoli anche nelle altre distanze, quindi è più il piacere, diciamo, di poter contare anche questa vittoria. Chiaramente la cosa di cui sono più contento è la solidità nella gestione della gara, e poi adesso è un periodo di preparazione in vista dei prossimi impegni, quindi è importante tornare con un buon allenamento nelle gambe. E allora complimenti a Seppi e Guizzardi. Pietro, un accenno ai giovani? Beh, i giovani hanno visto Riccardo Scalet, grande promessa, con Mattia De Bertolis e poi Fabiano Bettica in terza posizione, mentre tra le donne Beatrice Baldi della Forestale davanti a Danna Giovannelli e Lia Patscheider, sciatrice. E allora abbiamo visto il bel tempo che ha accompagnato la gara sprint. Pietro, adesso invece avremo pioggia e fango. Sì, pioggia e fango, mentre in precedenza sono passate le immagini della presentazione di quella che è poi la squadra nazionale di corsa orientamento che difenderà i colori italiani ai prossimi campionati del mondo. In effetti siamo passati alla giornata di domenica e oggi
cambia tutto, cambia il tipo di terreno, come vedete, fango, bosco, non più quel bel sole e quel centro storico. Davide Miori, tracciatore, è lui che ci spiega i segreti della gara odierna. Ecco, allora oggi ci sarà la gara middle, quindi 35 minuti di corsa in bosco, molto tecnica, molto dettagliata, al contrario di ieri, dove abbiamo visto una gara in centro storico, molto veloce, appunto con tutte le caratteristiche della gara sprint. Ecco, il bosco di oggi si presenta molto più dettagliato, molto particolare, ogni atleta dovrà adattarsi a ogni varia situazione di difficoltà tecniche che troverà lungo il percorso. Auguro a tutti un in bocca al lupo e un buon divertimento. Ecco, ma per scoprire meglio questa gara, un tracciatore, quando si siede davanti alla sua mappa, quali parametri valuta per realizzare il percorso migliore che può? Allora, bisogna valutare ovviamente tempi di percorrenza e tutte le varie caratteristiche come i regolamenti, e cosa non semplice su una cartina nuova come quella che oggi i nostri atleti percorreranno, diciamo. Dunque Pietro, prima di entrare nel dettaglio della gara che stiamo per vivere insieme, approfondiamo un attimo questo discorso legato agli imminenti mondiali che saranno ospitati dal nostro paese. Sì, allora, campionati mondiali nella seconda settimana di luglio vedranno il meglio dell'orienteering mondiale, quindi ovviamente tutti quelli che sono i grandi protagonisti. Avremo da Thierry Jonjou a quelli che sono poi i finlandesi, i norvegesi, insomma tutta la Scandinavia, e gli svizzeri, Daniel Ullmann e tutta una serie di atleti che saranno qua. Noi ci saremo, siamo i padroni di casa, però non siamo onestamente a quel livello. Ricordiamo bene date e luogo? Allora, questa dalla seconda settimana di luglio, dicevamo? Sì, di luglio a Asiago e Lavarone. Mentre qui un esperimento, ringraziamo l'associazione sportiva Fonzaso, in particolare Silvia Minella, che si è munita di questa microcamera e poi si è prestata a girare queste immagini. Una cosa interessante. Molto interessante e molto suggestivo, senz'altro. Esatto, una cosa che qua si può notare è che loro arrivano ad un punto di controllo e ognuno prende una direzione diversa, ovviamente tre categorie distinte. Esatto. Eh sì, questo ci fa vivere proprio da dentro quello che è poi il senso di questo sport, che deve unire prestanza fisica e atletica ad un cervello che deve essere sempre acceso. Sì, direi che qua è una precisazione doverosa da fare, che ovviamente i percorsi sono commisurati alle capacità fisiche e tecniche. Io personalmente non so se sarei in grado di gareggiare qua dentro. Eh sì, questa dà proprio un'immagine del ed ora cosa faccio? da che parte conviene andare? Esatto, questa è invece Nicole Scalette, ragazza che vive, mentre parte Maria Chiara Crippa, ragazza che, dicevamo, Scalette, che vive in Scandinavia per scoprire meglio i segreti dell'orienteering. Lei è tornata apposta per fare questa gara e tutte quelle che saranno le gare di selezione. Eh sì, perché ricordiamo che la Scandinavia è la culla di questa disciplina. Esattamente. Storicamente. Sì. Qui è partita anche Laura Scaravonati, lei è una campionessa di mountain bike orienteering, oggi però si schiera al via della corsa. La Guizzardi, dopo il trionfo nella sprint, ci riprova anche nella middle? Ci riprova, oggi potrebbe faticare di più, perché siamo qua, vediamo una delle sue avversarie, Viola Zagonel, oggi sulla lunga distanza potrebbe essere insidiata da più protagoniste. Oh, dunque Lucia Curzio, c'è anche lei, Curzio, tesserata della polisportiva Masi, ma è una piemontese trasferitasi in Emilia Romagna per studio. Ed ecco qui proprio quel Mikhail Mamleyev che tanti allori ha conquistato in carriera e anche oggi è un po' l'uomo da battere. Ieri non c'era perché oramai l'età inizia a salire anche per lui e ha capito giustamente che le sprint non sono più la sua specialità, quindi ieri non si è presentato, si ripresenta oggi, però sicuramente è l'uomo da battere, diciamocelo. Eh sì, e ci proveranno i vari atleti che stiamo vedendo al via, questo è Alessio Tenani. Ecco, Giacomo Zagonel è uno, come dicevamo, dei giovani più interessanti assieme a Riccardo Scalette e Mattia De Bertolis. In questa zona sterrata, diciamo, abbastanza anche praticabile, no?
Qui sembrerebbe di sì. Anche per quelli come me e te. Oddio. Klaus Kaguler, sicuramente uno dei grandi protagonisti di oggi, è uno di quelli che ambisce alla vittoria. E allora, una Michela Guizzardi che, come dicevi giustamente tu, Pietro, dopo la vittoria di ieri, oggi è partita un po' incerta. Sì, lei soffre un pochino queste partenze, invece qua abbiamo una ricostruzione dei tracciati di gara grazie alla traccia GPS. E questo è un esperimento per i nostri appassionati di orienteering per far capire meglio cosa succede nel bosco. Quindi questi sono i movimenti che un atleta compie per andare da un punto all'altro. Ringraziamo in modo particolare Andrea Orler che ha ricreato questo modello. Senz'altro. E intanto Manuel Negrello, in precedenza abbiamo visto Michele Caraglio. Questo è un giovane, Ivano Bettega. Ivano Bettega sta andando discretamente bene. E invece Michele Fiocca è uno specialista delle gare in città. Oggi forse non è la sua gara. E comunque per quanto riguarda la gara maschile c'è da dire che il favorito Mamleyev ha preso subito la testa della corsa. Eccolo qui, l'hai nominato, sta per raggiungere Cristina Karen Turolla che è un'atleta delle categorie master e qui invece si capisce bene tutta la fatica. Samuele Tait, uno sciatore prestato alla corsa oggi. La fatica e il disorientamento se vogliamo giocare col nome di questo sport. Esatto, anche qui vedi molto... questa è proprio una situazione di gara, addirittura sento sotto il respiro... È un po' in affanno, un po' affannoso. E dunque Mamleyev in testa dopo soli 3 punti di controllo. Sarà dura andarlo a insidiare oggi, anche perché su questi terreni e poi il maltempo, lui è uno che si trova bene con il maltempo. Per quanto riguarda le ragazze, la Guizzardi, dicevamo dopo una partenza incerta, è quinta nel primo terzo di gara, ma ancora modo e tempo per provare il recupero. Beh, sicuramente lei è una che ha grinta da vendere e venderà cara la pelle, come si dice, no? Senz'altro. Ovviamente degli 800 in via, molti anche delle categorie master, E intanto continua a piovere, il maltempo ha davvero flagellato questa seconda giornata dei campionati. Scusami se ti interrompo, ma qua è un doveroso tributo a una delle più grandi orientiste contemporanee. Lei è Christine Kirchlegner, la vedete arrivare così al piccolo trotto, come si dice, perché è in attesa di un bimbo, quindi... Tutto bene? Sì. Okay. A parte che ha scoperto che se vado più piano non faccio meno errori che correndo forte, però... E questa è davvero un'immagine molto molto tenera. Qui però invece di tenero c'è poco perché l'acqua sta crescendo a vista d'occhio. Attenzione, questo signore che tu vedi è Niccolò Corradini, 4 volte campione del mondo di sci orientamento e di fianco a lui la nuova generazione, suo figlio Francesco Corradini. Chissà se anche lui riuscirà ad ottenere quello che poi ha ottenuto il padre. Altra bellissima immagine, Nicola Scaletto, eccola qui alle sue ultime falcate. E al momento è la migliore, quindi aspettiamo di vedere se saprà mantenere il primato. È sfinita. Sì, davvero condizioni meteo al limite non hanno certo aiutato gli atleti in una corsa già di per sé molto molto impegnativa. La sua compagna di team è Viola Zagonella, anche lei viene da Primiero, vincitrice di una medaglia d'argento ai campionati studenteschi mondiali. E dunque si susseguono gli arrivi. Questo signore che vedi, ci tengo a sottolinearlo, è il commissario tecnico Jaroslav Kakmarci. Gli atleti, al termine della gara, si fermano sempre in un angolo e vanno a confrontarsi con lui. Ma attenzione! Eccola qui. Abbiamo polverizzato un altro record. È Michela Guizzardi che balza in testa. Ha raggiunto tutte le avversarie partite prima di lei. Un gesto di stizza dopo il traguardo perché la sua grinta è veramente tanta. Vedremo. Però per ora è prima. Non si accontenta mai. No, pare di no. Veramente in gran forma in questo fine settimana la Guizzardi.
Sì, direi proprio di sì, perché ha saputo fare benissimo ieri nella gara sprint e al momento sta facendo benissimo nella gara long. E intanto arriva anche un altro big, Emiliano Corona, eccolo qui. Quindi Marco Seppi, il vincitore di ieri, Marco Seppi, sì. Al momento anche lui in ottima posizione, subito vedete va dal coach Klaus Kaguler, scarica i dati, è primo, arriva anche lui ed è primo, dunque attenzione, mentre arriva anche Michele Caraglio. Michele Caraglio non ce la fa, è in seconda posizione, termina anche lui la sua fatica. Intanto vediamo l'arrivo di Alessio Tenani, non benissimo Alessio Tenani, qui a Rongaio nel GS Pavione, un pizzico deludente Tenani in questo weekend, forse ci si aspettava qualcosa di più, ma ti invito ad osservare che arriva ora, attenzione, eccolo qui Mikhail Mamleyev. Beh, diciamo che inizia la sua gara, la classe non è acqua, eh sì, ed è primo, la legge del più forte, era considerato forse il favorito, sì. Numero uno, ha mantenuto fede al pronostico. Questo ragazzo invece viene da Croviana, fratello di Luca Dalla Valle, lui è Roberto Dalla Valle, oggi si è perso negli ultimi tre punti, va subito a confrontarsi con il coach, ma non credo sia pienamente soddisfatto, è decimo. Eh sì, un po' dietro, un po' nelle retrovie. L'ultimo scatto intanto per gli atleti che vediamo arrivare. Non ce la fa in questo momento Negrello, nemmeno lui è riuscito a battere il grande Mikhail Mamleyev, che dunque aggiunge un'altra perla alla sua strepitosa carriera. Nonostante l'età avanzi, lui rimane sempre uno dei super big. E allora, mentre vediamo in grafica l'ufficializzazione dei risultati, andiamo a sentire il vincitore. Mikhail Mamleyev, campione italiano middle distance, uomo d'esperienza ma sempre sulla breccia. Allora sì, è andata molto bene oggi perché l'inverno ho allenato bene, sto preparando per il mio probabilmente ultimo mondiale, allora voglio far bene e gli allenamenti di tecnica, allenamenti di forza ho fatto in inverno molto buoni. Quali sono stati i momenti più impegnativi nella prova di oggi? La pioggia oppure la componente fisica? Ma sono da San Pietroburgo, allora pioggia non mi disturbo per niente, addirittura mi forse aiuta perché non soffro di caldo, però sì, il terreno è molto, molto tecnico, molto sassosi, un po' scivolate, deve sempre controllare, comunque come ho detto fisicamente è pronto per i terreni anche così impegnativi, tecnici, è andata molto bene, veloce, quasi senza errori anche oggi. Michela Guizzardi, due vittorie in due giorni, sei la più forte? Beh, questo weekend è andata bene, soprattutto oggi ho vinto di poco, però ero anche oggi molto agitata, quindi è andata bene. Quali le difficoltà in questo percorso definito come impegnativo? Beh, innanzitutto nella prima parte ero molto agitata, quindi fisicamente ho pagato un po' anche la giornata di ieri, soprattutto dal punto di vista dello stress. E anche il fatto che il bosco fosse molto sporco nei primi quattro punti e il passaggio nelle rocce. Dopo sono riuscita a rilassarmi e a tirare a un ritmo decisamente più alto. Ho avuto la fortuna anche di andare a prendere le atlete che partivano davanti a me e abbiamo nella discesa, che in genere è il mio punto debole, sono riuscita a fare una buona gara. Quest'anno sembra che non ti fermi nessuno. Speriamo di no. L'analisi tecnica delle due giornate di gara aspetta al CT Jaroslav Kakmarčík. No, this two competition. Sì, sono state due
due gare per i nostri atleti che devono andare ai campionati mondiali di Asiago. Sono abbastanza soddisfatto, ho avuto delle belle risposte tra gli uomini. Mamlev ha fatto un'ottima gara, qualche errore. Klaus Kwaguller è tornato dopo il suo infortunio e in entrambi i giorni Marco Seppi si è comportato molto bene, stabile con Michela Guizzardi e bene Carlotta e Nicole Scalè dietro di lei. Molto bene, allora direi che possiamo chiudere. Ci sono ancora da ascoltare però le interviste con il presidente ed il segretario. Sì, con Mauro Gazzerro e Andrea Rinaldi. Andrea Rinaldi per il Trento, società organizzatrice, e Mauro Gazzerro, presidente FISO. Un bilancio di questa manifestazione? Due campionati italiani per la prima volta insieme. Per noi del Trento è stata una sfida presa solo 8 mesi fa. Direi che i 60 volontari e gli 800 iscritti dimostrano che è stato un successo, sia ieri con un bellissimo sole, sia oggi con una giornata abbastanza infame. Ah, un nuovo formato con questi weekend di gare che coinvolgono grandi numeri, una formula che la federazione ha voluto mettere in campo anche per ottimizzare spostamenti, grandi eventi in un anno in cui non dimentichiamo l'appuntamento top mondiale di luglio tra Lavarone e Asiago. Siamo ai saluti, Pietro. Bene, è stato veramente entusiasmante commentare questi due giorni. Un ringraziamento particolare ad Andrea Orler che ci ha aiutato per i tracciati GPS, Lucia Curzio e la SD Fonzaso per invece le immagini dalla Glassis Camera. Io ringrazio e saluto Pietro Ilarietti. È stato un piacere, anch'io vi saluto, alla prossima. Un ringraziamento all'aiuto e alla collaborazione tecnica di Carlo Tagliatesta e a voi tutti, gentili telespettatori che ci avete seguito, un buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.